È andata in scena nel tardo pomeriggio di sabato in Piazza del Popolo la nuova protesta pesarese per dire no al Green Pass nelle diverse situazioni in cui, a partire da venerdì 6 agosto, sarà reso obbligatorio. I manifestanti hanno stazionato e sfilato lungo il perimetro della piazza intonando il coro No Green Pass Libertà. Gli agenti delle forze dell'ordine hanno invece sorvegliato gli accessi alla piazza per far sì che il corteo non si riversasse nelle vie collegate del centro storico. Quella di sabato, che ha radunato più di un centinaio di persone, è stata la terza manifestazione organizzata a Pesaro contro il certificato verde. Il primo appuntamento risale a 7 giorni prima, quando anche in diverse altre città italiane erano andati in scena episodi di protesta. Qualche sera più tardi, invece, ha avuto risalto a livello nazionale il corteo di protesta giunto sotto la residenza del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, il quale ha poi subito annunciato la volontà di denunciare chi faceva parte del gruppo recatosi sotto la sua abitazione, nella quale durante l'accaduto non era presente il primo cittadino ma i suoi familiari. Attualmente sono 15 le persone per le quali sono scattate le querele. Tra i manifestanti c'era anche il ristoratore e imprenditore pesarese, fondatore e leader del movimento Io Apro, Umberto Carriera, che a sua volta ha annunciato azioni legali contro il primo cittadino, sostenendo che quanto dichiarato da Ricci non rappresentasse la veridicità dei fatti accaduti lo scorso 28 luglio. Lo stesso Carriera ha sottolineato l'avvio delle procedure legali anche nel corso della manifestazione di sabato contro il Green Pass, alla quale era presente. Trovo assurdo trovare un cordone di polizia nella via che porterebbe a casa di Matteo Ricci, un cordone nella via che porterebbe a Lazzarino, che ci porterebbe verso il mare, di essere chiusi qui dentro, di 100 persone con mamme, bambini, disabili, anziani, famiglie, senza facinorosi, proprio come è successo tra l'altro mercoledì, dove Matteo Ricci ha praticamente manipolato quella che è la realtà dei fatti. Ci sono per fortuna decine di video che girano sul web, ci diranno insomma da che parte sta la verità. Chiaramente i miei avvocati questa mattina hanno depositato querela contro Matteo Ricci per quello che ha detto, quello che ha fatto contro tutti. Ho piena fiducia nelle forze dell'ordine, in quello che accadrà nel tribunale. Noi siamo assolutamente tranquilli. Tra l'altro le forze dell'ordine con un comunicato hanno espresso in maniera molto chiara, no? Quello che è il pensiero un po' di tutti, cioè che Matteo Ricci ha cavalcato l'onda mediatica di ciò che non è accaduto, perché praticamente niente è accaduto, semplicemente per scopi elettorali. Questo è evidente sotto gli occhi di tutti.